Il mister della squadra capitolina, Luis Enrique. Buongiorno, mister. Buongiorno, buongiorno a tutti. No. Sì, buongiorno. Buongiorno, io parlo qualche problema, mi scuso con ma gli ascoltatori dell'italiano. Qualche problema, ma c'è sta il capitano che mi sta imparando. Imparando qualcosa, sì. No? Sì, sì. Ecco, mister, come si trova a Roma? Cominciamo subito con una domanda. Molto bene, me coglioni. Come? Me coglioni. Ma no, mister, ma non si dice. Non si possono dire le parolacce. Me coglioni, mi ha detto capitano. Capitano, che me coglioni vuol dire bene, no? In romano, italiano, no? No, si vuol dire. Non vuol dire un'altra cosa. Comunque, mister, non si dice. Cioè, quel termine lì è un termine dialettale che non si usa. Si dice, mi trovo bene. Ho sbagliato, scusate, sta capitan. Tutti, no? Capitan Totti, ecco, quello non si traduce. L'italiano mi dice Tatti, no? Capitan Totti, Capitan Titti, mi sta. Capitan Titti, mi sta imparandolo perché il romano, no? Sto provando. In romano è un'altra cosa, l'italiano è un'altra. Comunque, a proposito, lei, per lei è un buon periodo, no? Ha vinto a Bologna, ha vinto a Napoli, e la prossima giornata va a giocare contro il Chievo. Ci dica un po' qualche impressione su questa partita. È un buon periodo questo, e giochiamo contro Chiavo, sì. Chiavo Verona, no? No, ecco, e... mister, no, Chiavo. Chievo, non confondere le vocali perché è un po' un casino. Contro dopo. Chiavo ecco, Verona, no, è una squadra molto forte, no? Chiavo, sì. Grande forza, grande determinazione, grande tattica, grande buccio de culo, no? No, mister, ma no! Grande tattica va bene, ma buccio de coso no, mister. È buccio de culo, no? Mi ha detto Francesco che il romano è la garra, non la grinta. No, non è la garra. Il bucio del coso è un'altra cosa. Ma è spagnolo, mister, non è svedese. Cioè, potrà capire anche lei che bucio del coso è un'altra cosa. Cioè, vabbè, comunque, chi è che e che cosa teme di più del Chievo? Di grandi giocatori noi e sì. Nessuno in particolare, come si dice che a Roma no, figlio della mignotta. Ma cosa non si dice? Non so cosa si dica lì a Roma, ma è una brutta parola anche questa. Cosa no, fanno imparare? Capitan Poppi mi ha detto no, che vuol dire tutto, tutti, no? Ecco, dica Capitan Poppi di non dire delle castronerie. Mi sta prendendo in giro Poppi, che mi prende in giro magari, no? Ecco, Poppi che prende in giro tu, tardo pezzo di merda, buccia amico. No, no, mister, non litigate per cortesia. Comunque, a Roma è un bell'ambiente, ce l'ha detto. Ecco, con chi è che magari ha legato di più venendo alla squadra, tra i giocatori? Ci sarà qualcuno che... È stato tutti grandi campioni, no? Grandi sì. Giocatori, grandi... C'è grande Osmar Amaldo, no? Chi? Osvaldo, no? Osmar Amaldo, che sa Sboriello, no. Sboriello. Borriello, senza essere. Pirlotta, no? Pirlotta, ma cosa che fa? Sta Capitan Lalli, che sta Capitan la mela, Pop. La pera, la banana. Sì, la frutta, la verdura. Grandi giocatori, no? E sta abituato a Barcellona, no? È una squadra molto forte. Ecco, sì, a proposito di Barcellona, lei viene proprio da lì. Ci dica un po', magari ha rubato qualche segreto, qualche trucco al maestro Guardiola. No, proprio, come si dice... Capita Poppy mi si dice ruba fottuto, no? Gli ho fottuto qualche schema, no? E sì. Pep stava lì al bagno, no? Sì. E stava con lo smaramau in mano e cosa fa? No, a no. Fare la pipì, no? E si è arrivato la pipì. Io ho preso i schemi, no? Io ho portati qui a Roma e ho copiati, no? Ah, ecco, così mi ha chiamato e mi ha detto lui che mi ha rubato i schemi, non li trovo più. E io sa che io ho risposto come si dice qui a Roma, no? Cosa mi si dice? T'attacchi al cazzo, no? No, no, si dice così. Vabbè, mister, grazie. Buongiorno, buongiorno. Grazie, buongiorno. Torniamo qua in studio, insomma. Capitan Poppy che mi parla le cose male, puttane dalla merda, noi che te ciore che la becco.